Bene, allora la benedizione, come tutti sappiamo, avviene come un'aspersione. E avviene come un'aspersione perché davvero ricordiamo che noi nel battesimo siamo stati immersi nella vita di Gesù. Quando si è immersi, come quando ci si immerge nell'acqua, appunto, si è praticamente come ricoperti, avvolti. La nostra persona è totalmente, diciamo, toccata in tutti i suoi punti da quell'acqua nella quale siamo immersi. E allora diciamo che con il battesimo noi siamo immersi nella persona di Gesù. E tutta la nostra vita, allora, qualsiasi nostro pensiero, qualsiasi nostra azione, ogni nostro sentimento è vissuto come i pensieri, le azioni, i sentimenti di Gesù. I cristiani non dovrebbero mai dire altre parole che non siano le parole del Signore. Non dovrebbero mai sviluppare altri pensieri che non possano essere i pensieri del Signore. E allora è giusto ed è bello che noi onoriamo Maria e la onoriamo non solo nella dimensione esteriore, ma soprattutto portando nel nostro cuore quella attenzione che Maria ha vissuto nell'essere sempre partecipe della vita di Dio. Eccomi, sono l'ancella del Signore, avvenga in me quello che tu hai detto. Così dice l'angelo, Maria all'angelo. E dire avvenga in me vuol dire che tutta la parola di Dio deve potersi realizzare nella vita di Maria. Maria offre la sua disponibilità perché nulla, potremmo dire non un attimo, non un passaggio della sua esistenza si sviluppi se non nella volontà di Dio. E che allora noi che onoriamo Maria, che ne portiamo l'immagine, come si diceva prima, sentendo di portare come l'immagine, nell'immagine di Maria ciò che è più prezioso per la nostra vita. Sì, perché non c'è nulla di più prezioso nella nostra vita che il poter essere con Gesù i figli di Dio e vivere come figli di Dio ed essere davvero capaci di giudicare innanzitutto noi stessi. Davvero prima di giudicare gli altri dovremmo chiedere se noi siamo stati veramente disponibili a vivere il bene. È facile vedere il male negli altri. Signore, ci aiuti a vedere i nostri difetti, ma non perché vogliamo autopunirci, ma perché vogliamo invece riconoscere che nonostante i nostri difetti Dio ci ama e nonostante i nostri difetti e i nostri limiti Dio ci chiama, ci invita a vivere con Lui, la nostra vita si trasforma e diventiamo veramente cristiani, cioè persone che veramente sono con il Signore Gesù. Maria è stata così. E allora iniziamo questo rito con la preghiera. E quindi benediremo questa lapide che, come dicevo, benedire significa immergere, significa riconoscere che tutta la nostra vita è immersa nella presenza del Signore, nella sua grazia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, da 40 anni la comunità di Frignano si ritrova in questo giorno per salutare e venerare la Beata Vergine Maria di Casaluce. Ci sembra di poter far nostri i sentimenti di Santa Elisabetta quando Maria Santissima, dopo l'annunzio dell'angelo, si recò da lei in visita. Sentiamo e avvertiamo in questa immagine Maria che viene a visitare ciascuno di noi, per cantare e narrare anche oggi il Magnificat. Questa lapide che ora scopriremo sarà un ricordo per tutti noi, sarà un ricordo dello sguardo benevolo e materno di Maria e un costante richiamo all'amore misericordioso che di generazione in generazione si stende su quanti lo temono. Come Maria, unita agli Apostoli nel Cenacolo e ora in mezzo a noi, supplichiamo Dio nostro Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che alla tua Chiesa pellegrina nella fede hai dato in Maria Vergine l'immagine della futura gloria, concedi ai tuoi fedeli che ti presentano questa sua immagine di poter sempre alzare gli occhi con fiducia verso di lei, fulgido modello di...